CTM contro Papu FC, la sfida va in scena al campo Bola 1 di Quarto, si gioca per la 18ª giornata della Champions Cup Amatori Girone 2, Papu ormai costretto ai playoff, ma la squadra di Salvo vuole tornare a un successo che le manca. Dal 16 dicembre la formazione ospite parte bene passando in vantaggio al 7º minuto con Andrea Rafone. La reazione da parte della compagine Orange non porta ai risultati sperati e anzi al 9º minuto Rafone riconquista palla a centrocampo, prima conclusione ribattuta da Fa, palla poi per Gavino Bossalino che a porta vuota la mette, CTM 0, Papu 2 al 9º minuto di gioco. Il Papu continua a insistere. Baghino per Mostallino, fa in qualche modo, riesce a anticiparlo, torna però sul pallone Baghino che la dà in aria per Rafone, conclusione Carcangiu ci mette una pezza. Il CTM comincia a svegliarsi e Matteo Capai riduce le distanze con questo siluro direttamente sul calcio di punizione al quarto d'ora di gioco. Torna a farsi vedere il Papu con Trincasche, ci prova dal limite, pallone largo alla destra di Carcangiu. Poi il CTM che attacca sul lato destro in area con Daniello che trova il diagonale vincente. CTM 2, Papu 2 al 16º minuto di gioco. Al 21esimo, Papu di nuovo in vantaggio col colpo di testa di Andrea Rafone sul corner battuto da Gavino Mostallino. Vantaggio del Papu che dura però appena due giri di lancette perché il CTM torna a offendere e trova il pareggio con Marcello Daniello, imbeccato a centroarea da Francesco Melis. CTM in crescita e pericoloso prima dello scadere del primo tempo, nella circostanza bravissimo Pina a mettere in corner la conclusione di Francesco Melis dal limite dell'area di rigore. Al termine del primo tempo, Kral CTM 3, Papu FC 3. In avvio di secondo tempo, Papu subito in vantaggio. Traversone di Serra dalla sinistra e Rafone la mette da centro area di rigore. Kral CTM 3, Papu 4. Reazione della squadra di casa veemente, anche se tutto nasce da una brutta palla persa dal Papu. Splendida la conclusione col mancino da parte di Matteo Capai. Kral CTM 4, Papu 4 alla mezz'ora di gioco. CTM che va ancora vicino al gol, qui è il palo a salvare il Papu sul corner battuto direttamente in porta da Melis sul contropiede, palla da Trincas a Mostallino, gol sbagliato, gol subito. Kral CTM 4, Papu 5 al 36esimo minuto di gioco. Al 37esimo ancora Matteo Capai. Kral CTM 5, Papu 5. Che partita, signori, non è ancora finita. Il CTM in questo finale sembra averne di più. Qui Pina, bravo su Capai. Continua a provarci il numero 20 in maglia arancione, ancora bravissimo Pinna che disintegra la minaccia, e ancora Capai che ci prova dal limite, Pinna strepitoso, non è finita, ancora Capai si allarga sulla sinistra e poi cerca il tiro cross con nessun compagno che però riesce ad arrivare sul pallone, ci riesce invece ad arrivare sul pallone Andrea Rafone che firma il gol del 6-5 in favore della formazione ospite a 1 minuto dalla fine. L'ultimo sussulto lo porta il CTM con questo calcio di punizione di Francesco Melis che non riuscirà a trovare la porta. Finale dal Bola, CTM 5, Papu 6.